Benvenuti a Economicamente, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Economicamente, ogni lunedì, ora 7.30, Rete Brescia, canale 99. Siamo con voi, poi su tutti i social, LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. Ogni puntata, un'avventura, una camminata verso nuovi imprenditori. Questa volta l'imprenditore è lì, in fianco a me, eccolo qua. Oggi parleremo di sicurezza informatica, cyber sicurezza e tutto quello che viene dalla transizione ecologica e digitale delle imprese. Il nostro sponsor lo vedete ogni tanto alle mie spalle, che è Ital Preziosi di Arezzo. Vi invito ad andare a vedere il loro sito, bellissimo sito, italpreziosi.it, che ci permette di fare questa puntata di Economicamente ogni lunedì, come dicevo, 7.30, canale 99, Lombardia e Piemonte. Ma diamo subito spazio e accogliamo il nostro ospite in via digitale, perché è una puntata digitale. Abbiamo il nostro amico, posso dirlo, sì, posso dire, Giovanni Giannese di Leonardo Computing. Benvenuto Giovanni. Ciao Maurizio, grazie. Eccoci qua, Giovanni. Sì, mi senti? Ah, ti sento benissimo. Ok. Dopo, vedi che i bit ci volevano giocare contro già subito. È un attacco informatico immediatamente alla puntata. No. Benissimo Giovanni, benvenuto. È uno dei maggiori esperti che conosco io nel settore informatico e digitale, specializzato come consulente informatico alla sua società, soprattutto per la consulenza digitale e la trasformazione digitale delle imprese che stanno affrontando in questo periodo questo cambiamento epocale che c'è nelle imprese, ma anche uno specialista e un attento conoscitore per quanto riguarda tutti i problemi legati alla cyber security delle imprese, che è una parola che racchiude tantissime cose, come vedremo nell'incontro dell'intervista. Non è una parola inglese solo per dirla, ma è un problema veramente grosso di protezione patrimoniale delle imprese, e arriveremo anche a questo punto, che è il mio settore, ma soprattutto con Giovanni affronteremo lo stato dell'arte di adesso, vero Giovanni? Sì, infatti, diciamo che, come stai dicendo tu, la sicurezza informatica è uno degli elementi fondamentali dell'ambito informatico in genere in questo momento. Le aziende sanno che c'è questo rischio, ma non sanno come affrontarlo, come riconoscerlo. In Italia siamo comunque molto all'avanguardia da questo punto di vista, e grazie al cielo abbiamo anche il nostro Stato che ci portano a fare attenzione. Io vedo sempre ogni giorno che ci sono incontri addirittura da parte dei ministeri della difesa per questo tipo di argomentazione, perché è un argomento molto serio che tocca privati e anche l'ambiente del pubblico, quindi qualcosa di davvero rischioso, perché si gioca con le informazioni aziendali e le informazioni anche dei privati, no? Tale è attiva su questo settore con convegni, informativa, sì, anche la Polizia Postale. Sì, esatto. Infatti uno degli elementi importanti è far conoscere a tutti che c'è il rischio e poi iniziare a spiegare come fare attenzione, come difendersi e dove intervenire. Normalmente una buona formazione del personale pubblico e privato, una conoscenza da parte degli esperti informatici aziendali e una costante formazione aiuta a proteggersi, perché poi il rischio è molto meno nascosto di quanto immaginiamo. Ci si presenta davanti, mascherato, e dobbiamo imparare a riconoscerlo. È un po' questo, diciamo, l'elemento fondante della sicurezza informatica. Noi non ce ne accorgiamo, facciamo delle azioni che ci sembrano potenzialmente sicure a tutti i livelli, dal privato all'azienda e al pubblico, e queste azioni in realtà poi riflettono situazioni di rischio molto gravi nella difesa. Fondamentalmente anche spieghiamo questo, no? Di cosa si parla? Qual è il rischio? Il rischio è, uno, della diffusione di dati privati, quindi qualcuno viene a conoscere delle mie informazioni di valore, e l'altro rischio è che l'azienda possa avere una perdita di dati industriali, informazioni di alto livello, quindi possiamo dire progetti, potenziali clienti, l'applicazione di strategie di marketing, qualsiasi cosa viene messo pubblico.
diciamo, l'elemento principale, che è quello dove si punta al denaro, si punta poi a effettuare transazioni economiche in maniera molto facilitata, cercando di eludere i sistemi di sicurezza aziendali, ma non accedendo alla banca, ma facendo fare alle persone di rilievo delle attività che loro pensano essere totalmente lecite, come per esempio un bonifico a un potenziale, a un fittizio fornitore che in realtà è qualcuno che è entrato nei nostri sistemi e ha modificato i numeri. Quindi questi sono i rischi principali. La perdita di dati è quello un po' più fastidioso, perché andiamo a spargere informazioni relative ai nostri clienti o anche nel pubblico, come abbiamo visto successo nei mesi scorsi, cliniche private che effettuano analisi sanitarie su delle persone e che a loro insaputa vengono diffuse milioni e milioni di analisi mediche di pubblici cittadini. Questo elemento sono elementi altamente rischiosi per la sicurezza personale, per la sicurezza aziendale e quindi anche di riferimento di, diciamo, specularmente anche la difesa di un intero Stato. L'aspetto sanitario sono dati sensibili. Poi faremo alcuni esempi di pratici che sono capitati dal punto di vista, proprio come dicevi tu, esegui questo bonifico, una ditta normale, sì, pensa di pagare 70.000 euro al suo fornitore, ma in realtà la mail lì è di un'altra, e il bonifico va, sì, a finire su un altro IBAN che poi viene rimbalzato chissà dove e non lo trovi, sì, più quei 70.000 euro, sì, lì. Quindi, come dice giustamente Giovanni, sono sempre i comportamenti umani che fanno la differenza. Il digitale sì, e stiamo assistendo a questo cambiamento, digitalizzazione delle imprese piccole e medie, perché se vogliono rimanere sul mercato è in atto questo cambiamento. Ci sono dei fondi anche a livello europeo, PNRR, che stanno spingendo le aziende a informatizzarsi sempre di più, ma dobbiamo, come diceva giustamente Giovanni, diffondere la cultura della conoscenza dal punto di vista informatico, perché questo oggettino qua l'abbiamo tutti, ma è bellissimo per entrare nel mondo dell'etere, diciamo, ma l'etere entra dentro anche questo oggettino qua e a volte c'è il lupo vestito da pecora, vero Giovanni? Sì, allora l'elemento, diciamo, principale di accesso al momento sono proprio i dispositivi attraverso la persona. La persona, l'elemento più legato alla persona è il dispositivo portatile, perché è quello che viene utilizzato a scopo ibrido, viene utilizzato per motivi personali e per motivi lavorativi. E spesso questo permette di abbassare un po' la guardia, perché il cellulare, il portatile, sì, lo si usa in ufficio, ma lo si usa anche a casa, mi scarico il giochino, do le autorizzazioni a quel social e posso dare accesso involontariamente a malintenzionati, e questa è una cosa che accade quotidianamente. Poi il fatto invece di conoscere quello che stiamo facendo, cioè la formazione delle persone, in particolare quelle di rilievo, nei comportamenti che loro hanno con questi dispositivi, cioè sapere quando è lecito inserire una password, quando è lecito condividere un contenuto. Questa è una cosa che invece non può venire in maniera autonoma, serve della formazione. La formazione per i dipendenti aziendali è veramente alla base di tutto, perché l'elemento di cui stiamo parlando è quello che viene definito phishing, cioè un procedimento per il quale una mail che sembra tranquillamente una mail di un fornitore, di un cliente, di una persona interessata, chiede di fare delle azioni che sembrano del tutto lecite. Queste azioni spesso sono invece l'inserimento di dati sensibili su piattaforme che copiano in maniera altamente precisa quelle originali. Quindi vuol dire che ci sono degli utenti che hanno creato delle pagine web identiche a quelle di altre piattaforme. Pensiamo a Poste Italiane, a quelle di una banca, a quelle di Microsoft. Quindi gli utenti inconsapevoli inseriscono i loro dati, ma noi ci aspettiamo
Che cosa? Un attacco immediato, tutto che si distrugga, o okay, che come era 20 anni fa, il virus inizia a fare chissà che cosa nel mio computer. In realtà non accade niente. Inserisco questi dati e finisce lì. Non ha funzionato il link che mi hanno inviato, forse ho sbagliato qualcosa. In realtà, avendo dato questi dati di accesso, con molta calma c'è qualcuno dall'altra parte che sta utilizzando questi dati, sta navigando e sta conoscendo la mia azienda. Inizia a conoscere chi sono le persone, chi sono i responsabili, chi fa i pagamenti, perché entra all'interno del cuore di un sistema come quello aziendale in maniera del tutto lecita, perché ha il nome utente e la password. Inizia a capire che quella persona fa i pagamenti, quella persona che richiede i pagamenti, e quindi gli viene facilissimo simulare uno di questi interventi aziendali dicendo: e paga questa persona, paga questo fornitore. Quando lo fanno? Lo fanno nel momento di alta sensibilità, quando c'è molto molta attività di email, quando se ne mandano tantissime, e quando uno degli elementi importanti, un capo, un amministratore delegato, si sta allontanando dall'azienda, si sa che c'è un viaggio in corso, che c'è un grande evento. In quel momento sono tutti un po' sbandati in azienda, si fa la richiesta di pagamento urgente di questo fornitore, che altrimenti non ci fa fare bella figura con il cliente. Ecco che in quel momento l'ufficio, Sì. Sono magari di amministrazione, non è pronta e paga. anche psicologi, diciamo, ti osservano e sono anche Beh, psicologi. per un guadagno così facile come in questo caso, sì, diventano esperti, perché immagina tu che prendi di mira 3-4 aziende contemporaneamente. Non stai Certo. facendo niente, sei nella tua cameretta, chissà in quale parte del mondo. Se riesci a beccare un bonifico, sono un sacco di soldi che ti entrano in tasca senza aver fatto fondamentalmente niente di così gravoso a livello di ingegnosità. Non hai applicato nessuna scienza infusa, no? Hai solo fatto quella famosa paginetta che è identica a quella di un servizio altamente utilizzato dal povero malcapitato. Quindi è proprio una specie di. Si chiama phishing perché è un misto tra la pesca e il prendere in giro la persona, no? Chiamiamola pesca a Quindi strascico, chiamiamola pesca a strascico. Chiamiamola pesca a esatto. strascico. E questo è uno dei rischi. Un altro dei rischi che spesso accade nelle aziende, soprattutto in ambito industriale, invece è quello dove vengono applicati all'interno di dispositivi molto utilizzati, poco sicuri, delle minacce. Cioè, tipicamente le aziende hanno ormai tantissima domotica. Questa Sì, vero. domotica o automazione industriale, spesso questa domotica non ha nessuno che la segua, o hanno una domotica un po', chiamiamola economica, un po' di quella che si compra sui siti web, no? Che per essere facile da utilizzare, cosa fa? Usa dei server esterni. Questi server esterni quasi sempre sono in stati lontanissimi da noi. Cina, India e così via, e che hanno la loro bella password di default. Tu lo compri con la loro password 1234, nessuno lo sa, e lasciano la password 1234, quella originale del pacchetto quando tu scarti l'oggetto. In più, tutte le tue informazioni, quindi a che ora si accende la luce, a che ora parte la macchina del caffè, o la temperatura del frigorifero, e questo funziona, ripeto, non solo in ambito domestico, ma anche in ambito industriale. Passano queste comunicazioni su una marea di segnali. Io vedo questo oggetto, gli inserisco un'informazione che a me mi serve e questo oggetto diventa una spia all'interno della rete aziendale. Questa è una cosa che è tra le più rischiose in assoluto. E non parliamo solo di dispositivi come quelli della domotica, può succedere anche attualmente nelle stampanti Wi-Fi o in accessori per i display senza fili, quindi ambiente alberghiero, ambiente ospedaliero, aeroporti, sono tutte strutture molto sotto questo tipo di minaccia, perché spesso arriva l'azienda informatica, mette lì quel dispositivo che deve solo far accendere e spegnere un'insegna da remoto, però quel dispositivo è collegato a internet, è collegato alla rete dove viene installato e ha all'interno la possibilità di essere caricato di informazioni pericolose. Come si fa a scoprire queste cose? Un'azienda come la nostra fa una verifica, okay? Fa un controllo, fa Certo. dei test. Questi test analizzano la rete, okay?
in pochissimi secondi si riescono a trovare queste entrature. Queste talpe, sì, che sono all'interno. Queste talpe, ma anche i problemi tipici della rete, cioè tantissime aziende sono tranquille, dormono in maniera rilassata sul fatto che è installato l'antivirus. L'antivirus è qualcosa di obsoleto perché in questo momento le aziende hanno bisogno di qualcosa di più avanzato, che si chiamano endpoint security, cioè sono dei piccoli agenti installati sui computer di tutti gli utenti che non analizzano solo la presenza del virus, come si parlava magari 10-15 anni fa, ma capiscono l'atteggiamento degli utenti. Quindi la famosa mail di phishing, loro, questi sistemi, la riescono a scoprire perché analizzano il fatto che questa mail non è normale in questa condizione, a quest'ora e da quell'indirizzo, per esempio, come analizzano costantemente la rete. Quindi cosa succede? Installo un endpoint, nell'arco di 2 minuti mi fa l'analisi della rete e mi dice: ma qui c'è una stampante che ha una porta aperta per poter vedere tutti i file del mio computer. La cosa che fa il software la blocca immediatamente, infatti poi bisogna intervenire per poter rendere di nuovo funzionare la stampante, per esempio, però intanto ha difeso quell'accesso. Come si chiamano? Sì. Ripeti un attimo queste cose, come si chiamano? Questi... Sono endpoint, gli endpoint sono degli agenti, dei mini software collegati a un server molto più grande che si aggiorna costantemente, che conosce tutto lo stato della rete. Chiaramente gli endpoint sono diciamo, l'evoluzione dell'antivirus, e l'analisi che viene fatta è una valutazione della condizione della sicurezza aziendale, che spesso è collegata a quello che si definisce penetration test, che è il test ufficiale che facciamo sulle reti aziendali per capire quanto sono accessibili dall'esterno e quanto il rischio sia elevato. Puoi fare anche da remoto questi sì. servizi dal punto di vista di controllo, di analisi, li fate anche da remoto, sì. no? Noi facciamo proprio questo, cioè diciamo al responsabile aziendale di darci fondamentalmente, tra virgolette, in prestito un computer sul quale noi ci colleghiamo da remoto e diventa il nostro operatore fisico all'interno della rete. Siete come in questo caso qua, un PC, esatto. qui, come qua, sei qua fisicamente, sì. tramite la rete, esatto. praticamente. Esatto. Noi siamo in un'altra era a livello di informatica, i nostri clienti... ci dispiace, ma nella realtà dei fatti non li incontriamo. Lavoriamo tutti i giorni molto da remoto, perché gli interventi da remoto sono al pari dell'intervento fisico. Certo. Oggi quando si dice ho sistemato un server, ho sistemato un data center, quasi mai c'è la persona fisica, perché una volta che il sistema è collegato a internet e tutti i parametri di accesso sono stati ben configurati, poi la parte nostra è facile gestire. Permettimi una battuta: sei l'agente Smith di Matrix. Tu sei l'agente Smith di Matrix. Sì, beh, guarda che una cosa particolare è quella che in ambito di sicurezza, in ambito informatico in genere, in Italia abbiamo ancora per certi versi questo limite a firmare un contratto, per esempio, di manutenzione, di assistenza, oppure anche di sviluppo di una nuova piattaforma da remoto, perché pensiamo che non conosco chi è questa persona, come se vedendoci in faccia, magari a mezzo metro, sì, c'è il bello del caffè, c'è il bello della tridimensionalità, però sicuramente poi è indispensabile agire sulle macchine e si agisce... Ovviamente per clienti strutturati, eccetera, andate anche fisicamente. Ovvio, per certe aziende strutturate. Ma in presente, come ben sai, che abbiamo esperienza anche in ambiti abbastanza grossi, no? Questi ambiti grossi obbligano invece la presenza, perché comunque in quel caso si fa prima. In quel caso, andare a vedere una struttura molto grande con gli occhi si fa prima che chiedere come siete messi, anche perché non è detto che tutte le aziende abbiano il responsabile informatico, no. o che abbiano ansia. Ecco, hai toccato proprio un argomento importante. Le piccole e medie aziende qui del territorio, di tutta Italia, parliamo della Lombardia, Piemonte, ma Nord Italia, ma di tutta Italia, hai detto benissimo, sono sviluppate, fatturano 30, 40, 15, 20 milioni di euro, ma non hanno un responsabile informatico, sì. non hanno sì. un agente
di protezione, non hanno la guardia di sicurezza, chiamiamola così, informatica. Quindi lo sceriffo informatico, se vogliamo semplificare ancora di più, che da remoto ogni, entra dentro nell'azienda e ogni tanto fa i suoi controlli, come la guardia, la vigilanza, viene a vedere se il cancello è chiuso, se la serratura è chiusa, se tutto è chiuso. Lo stesso concetto fa Leonardo Computing, da distanza, una volta che gli affidi l'abbonamento, il controllo, quello che vuoi, ti certifica che guarda, i tuoi sistemi sono, perché immaginatevi solamente un'azienda col robot che va, che fa tot pezzi al giorno, che deve consegnare alla ditta americana o tedesca, che sono molto precisi nei contratti, se no ci sono penali, e si ferma tutto, la tua reputazione dal punto di vista aziendale, ma anche le penali che ti vengono applicate, tutto quello che ne consegue dal punto di vista clienti, fornitori, l'azienda ferma 2 o 3 giorni, chiamiamo l'ingegnere israeliano, no, non serve, dopo che sono usciti i buoi è difficile rimettere l'uovo, una volta rotto è difficile rimettere l'uovo nel guscio. Quindi, come sta dicendo giustamente Giovanni, la prevenire è meglio che curare, soprattutto adesso, la prevenzione, come per la nostra salute informatica, della nostra azienda, del mio ufficio. Immaginatevi uno studio professionale di avvocati associati, Milano, quindi attivi in tutti i campi, dalle grandi aziende, fanno acquisizioni, fusioni, immaginate i dati che stanno gestendo. Dati riservati, hanno firmato NDA, hanno firmato cose di riservatezza, un baco, una persona, come stai dicendo, rapisce questi dati e poi ti chiede il riscatto, il ransomware. Altra cosa molto attiva, vero Giovanni, il ransomware? Sì, allora, quella è stata è ancora la paura di tantissime aziende. Con una protezione abbastanza, diciamo, ormai standard, io dico standard per i nostri canoni, dobbiamo essere sinceri, non voglio dire che sia normale. Io mi rendo anche perché io e te parliamo alle medie e piccole aziende, parliamo a questi imprenditori. Parliamo. Cioè, quando qualcuno in questo momento sta sentendo ransomware e non ha fatto un intervento, per esempio, di endpoint security, non ha fatto un penetration test, un'analisi della propria azienda, magari si dovrebbe iniziare a preoccupare, perché almeno una base di prevenzione è indispensabile. Perché qua non ci colleghiamo soltanto alla potenziale perdita di dati, ci colleghiamo anche al discorso, per esempio, del ransomware, che cripta tutti i dati e non sono più recuperabili, cioè fine dei giochi, e quindi vuol dire che dopo un attacco ransomware si ottiene una minaccia, cioè la minaccia è della serie: o mi dai i soldi o mi paghi o rimarrai bloccato, criptovalute, mi paghi qua, mi dai bitcoin, esatto, o mi paghi o rimarrai bloccato per sempre. E poi c'è anche da dire che questa è sempre una minaccia. Divulgo sulla rete queste informazioni. Divulgo sulla rete, però c'è da dire una cosa molto importante: la parte legale, cioè io sono obbligato dalla legge italiana, giustamente. C'è il penale, qui c'è il penale. Esatto, bravo. Di andare dalla polizia postale e autodenunciare. Devo autodenunciare. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E qui entra in gioco il GDPR. Quindi entra in gioco tutta una questione di responsabilità che hanno. Attenzione a questa parolina che ha detto Giovanni: GDPR, che l'abbiamo fatta tutte, le aziende l'hanno fatta, ma quando la tempesta ti arriva addosso dal punto di vista GDPR sono multe salatissime che arrivano, vero Giovanni? Esatto, il valore delle multe ha dei numeri che fanno paura solo a dirli, no? Ma quello è secondo me è la punta dell'iceberg. Il problema è che l'azienda va in ginocchio da un momento all'altro, certo. Quindi bisogna prevenire che queste cose accadano. Poi onestamente con una spesa spesso irrisoria rispetto al rischio, no? Attenzione, ha detto 2 cose, lo fermo Giovanni, lo rapisco. Ha detto 3 cose importanti: devo chiamare un legale, devo spendere, devo chiamare Giovanni, perché devo chiamare Giovanni e la sua azienda, Leonardo Computing, che mi fa da certificazione, mi fa la bonifica, fa tutto, sono tutti costi per l'azienda vivi. Quindi, come protezione patrimoniale, come consulente patrimoniale, dico sempre che c'è anche la possibilità di assicurarsi, cedere questo rischio, perché è un rischio aziendale patrimoniale, cederlo a una compagnia assicurativa nazionale, internazionale, a seconda della tipologia di azienda, e si fa una copertura assicurativa in questo campo. Dice: ma mio cugino, no, ma qui si sta parlando che la polizza si attiva per coprire
questi costi qua che sta dicendo Giovanni, devo sostituire tutti i computer, devo sostituire tutto il software, devo fare una bonifica, devo chiamare Giovanni, devo chiamare il penalista, devo chiamare un altro esperto, insomma tutte queste cose sono costi vivi per l'azienda e in alcune situazioni di livello ci sono anche compagnie che mettono a disposizione professionisti come Giovanni che ti sull'internet, come si dice, sull'internet curano la tua reputazione, cioè vanno a ripristinare la tua reputazione online, esatto, che esatto. Oggi viviamo tutti online, la tua reputazione online per un'azienda è la vita o la morte della stessa azienda, vero Giovanni? Quindi esatto, una copertura esatto. patrimoniale con una polizza è importante, non è obbligatorio, ma cedo il rischio e mi copro da queste spese, vero Giovanni? Esattamente, infatti si unisce esattamente con quello che viene chiamato, anche se una cosa che viene emessa dal governo, che si chiama Cyber Resilience Act, cioè un'imposizione da parte della Comunità Europea per quanto riguarda la sicurezza e gli standard dei prodotti digitali. Cioè bisogna obbligare le aziende, purtroppo si parla di un obbligo, a garantire la sicurezza quando si è connessi a internet, proprio perché questa famosa parola che si usa tantissimo, che è la resilienza, è legata a quello che dici tu, cioè al rischio di perdita di dati, alla compromissione dei sistemi informatici, ma soprattutto alla ripresa di questi dati e ai backup, per dirne una, al disaster recovery, cioè tutte quelle attività post attacco, cioè non bisogna dire ok, dopo l'attacco siamo finiti, dopo l'attacco possiamo andare avanti, però come dici tu ci sono degli investimenti da fare e se questi investimenti sono assicurati, sono protetti. Ricordiamo una cosa Giovanni, a livello regionale, a livello nazionale ci sono dei fondi da prendere per queste cose, per coprire questi investimenti, ce n'è un in toto ma con buone percentuali che si pagano professionisti come Giovanni per poter essere, non dico sicuri, ma avere una buona sicurezza di muoversi nell'internet, come si dice adesso. Esattamente. Dicevo a Giovanni una cosa, il tempo sta volando Giovanni, mancano pochi minuti, è già finita la puntata, andrei avanti dei giorni con te. Due cose voglio da te, vorrei. Una tua mail per piacere Giovanni, dove scriverti, sì. Per contattarti, per piacere. È facilissima perché è la mia diretta, vi do proprio tranquillamente, che è GG, come Giovanni Giannetti, quindi G e G, @leonardocomputing.com. Chiunque veda questa puntata, non ci siamo messi d'accordo, può mandare una mail, esatto. Per un approccio, un primo approccio che non costa niente per Giovanni, tanto per avere una prima ricognizione da parte di Leonardo Computing per la vostra sicurezza, delle vostre aziende, del vostro business, è importantissimo. Poi vi trovano su LinkedIn, sicuramente. Sì. Il vostro sito problemi. È leonardocomputing.com, ho sbagliato, ecco. Sì, no. Rimandato a settembre.com, andate a visitarlo, trovatelo, è il vostro agente di sicurezza per quanto riguarda la protezione concreta e la formazione del vostro personale, abbiamo detto una cosa importante, fa sì, anche esatto. Formazione del vostro personale, in site o anche online da questo punto di vista. Esatto. Perché esatto. Sono strutturati per poter fare questo e l'aggiornamento continuo, perché è vero che il lupo cattivo c'è sempre aggiornato, ma anche Giovanni è sempre aggiornato. Quindi l'aggiornamento continuo, la conoscenza vi renderà liberi, sì, ma vi proteggerà i vostri dati, il vostro business, la vostra famiglia, la vostra impresa. Ringrazio la regia Alessio che ci ha aiutato, ringrazio moltissimo per questa piccola volo sui rischi informatici, sulla protezione patrimoniale in ambito cyber, grazie Giovanni. Ringraziamo Ital Preziosi che ci permette di fare queste bellissime puntate di Economicamente. Ringrazio anche chi ci dà il patrocinio, che è l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, che ci ha dato il patrocinio per queste puntate di Economicamente. Vi rimando a lunedì prossimo con Economicamente, ore 7:30 qui su Rete Brescia, canale 99. E su tutti i social. Proteggete la vostra azienda e state collegati con Economicamente. Alla prossima!